limiti sono soltanto delle illusioni. Supera te stesso e supererai il mondo. Mi chiamo Maria José Llorio, sono nata il 7 settembre 1998 in Maracaibo, Venezuela. Mia mamma è di origine venezuelana e mio padre è di origine piemontese. La lingua ho iniziato ad ascoltarlo e piano piano ho iniziato, ma non è che lo parlo molto bene. Ho la sindrome di acondroplasia e mia mamma l'ho scoperto al quinto mese di gravidanza, nel quale le hanno detto di abortire, però mia mamma ha rifiutato. Ho sofferto di ipoxia perinatale, dove una parte delle mie neurone si sono bruciate. Sono andata a 11 anni nelle scuole di stimolazione e riabilitazione, dove sono stati tantissimi dottori, psicologi, psichiatri, logopedisti, eccetera. Non ho camminato fino a 4 anni e non ho parlato fino a 5 anni, tutto era con i gesti. Spingevo le persone per poter riferire quello che volevo dire perché non riuscivo proprio a parlare. L'acondroplasia è una forma di nanismo che colpisce solo gli arti, braccia e gambe, che crescono notevolmente meno rispetto al resto del corpo. Solitamente le persone con acondroplasia si fanno l'intervento di allungamento, una cosa che i miei genitori non hanno deciso di fare. Con il passare del tempo io mi sarei pentita o forse avrei sofferto un po' di più, ma penso che sto benissimo così. Il suo sogno era quello di riportarci in Italia, però non ha fatto in tempo. Un giorno mio padre, mentre andava nella nostra fattoria, ha sorpreso dei ladri che gli hanno sparato nel femore, uccidendolo. Dopo la sua morte, io e la mia famiglia abbiamo deciso di stare più uniti. Ho deciso di venire in Italia insieme a mia mamma con uno zaino pieno di idee e di sogni. Dal 2016 risiedo a Boiano, in Molise, un paese tranquillo e piccolo. Italia ero più agitata, più ansiosa, non riuscivo a stare da sola. Quando prendevo la metropolitana a Roma avevo l'ansia perché mi potevano rubare, avevo l'ansia perché mi potevano prendere. Pensavo sempre: ho paura. Es mucho más segura, es mucho más segura y se tiene mucha confianza en sí misma. Siempre yo la acompañaba, ¿no? De hecho, no tenía mucha confianza, pero después que agarró confianza, ahora yo no sé, porque de 24 horas del día hasta 25 en la calle. Invece ora è un'altra cosa, cioè mi sento più indipendente, più tranquilla, più sicura. Sono iscritta all'Unimol, Università degli Studi del Molise. Mentre ero in giro per Boiano con la bicicletta, mi ha incontrato Stefano Ciallella. Maria è una ragazza eccezionale, spesso ci sentiamo al telefono, ci scambiamo dei messaggi, io parlo con lei in dialetto, lei mi risponde, c'è una risata fantastica. Capito? Maria è la cura per la felicità. Mi ha motivato a far parte della FISPE, tanto è così che arrivo, io vuoi venire a far parte dell'atletica, della Federazione Italiana Paralimpica? Vuoi venire a fare atletica? Vieni, guarda che ci stanno altre persone come te, io che vai al mondiale, io che ci sta quello del portoghese, come si chiama Robert, non so come si chiama. Maria, insieme alla sua felicità, alla sua gioia, ha portato una chiave qui a Isernia, una chiave che ha aperto una porta. La porta dell'atletica per i ragazzi disabili. Da quando è venuta Maria io ho avuto un sacco di ragazzi che stanno venendo al campo. Maria ha portato la gioia nel mio cuore e nella sua vita. Mi piace un sacco aiutare.
questo l'ho sempre fatto, a chiunque, pure in mezzo alla strada. Quando ho fatto il primo incontro a Jesolo è stato un incontro magnifico, il campionato italiano paralimpici di atletica leggera nel 2019, nel quale ho preso la mia prima medaglia e sono tornata in Molise con la prima medaglia. Io ho una medaglia, mi ha chiamato la mamma, Venezuela, tutto il mondo, io ho vinto la medaglia! I ragazzi della nuova generazione hanno un sacco di problemi che non esistono. Stando a contatto hanno visto che i problemi loro non sono nulla. Non ti devi sentire solo, che devi, non ti devi abbattere, che devi venire, che ti devi incoraggiare, che comunque c'hai una vita da affrontare, che i problemi li puoi risolvere. Tutto c'è una soluzione, che ti devo dire? Ma io quando arrivo allo stadio, che poggio il telefono, poi non è che sto pensando dove devo andare dopo, che devo fare dopo, con chi mi devo vedere, non penso a niente, cioè io vado là, Ivana mi dice le cose, io li faccio, se non c'ho voglia non li faccio, ma comunque li faccio. La prima cosa che ho detto quando ho iniziato a fare gli allenamenti è: io voglio andare alle Paralimpiadi. Oggi mi chiedono se ho ancora paura. No, oggi sono coraggiosa.